visto una le famiglie si distruggono con la speranza che la guerra non ce ne fossero più, perché è disastrosa. Senza memoria non c'è futuro. È una frase meravigliosa, quello che vi pare, però poi all'atto pratico spesso la memoria è labile. Io mi auguro che la memoria, a forza di parlare delle cose, o le persone non ne possono più di parlare di certi argomenti, quindi tolgono dalla memoria una cosa che dovrebbe esserci, oppure a forza di parlarne qualcosa rimane. Quando vengono le scuole, su 30 ragazzini o ragazzi, se stanno attenti almeno due, può essere che quelli riportino in famiglia quello che hanno sentito e siano rimasti colpiti. Quindi io sono ottimista, spero, però non sono sicura. Senza memoria è impossibile non sopravvivere, ma avere un futuro. Per me la memoria è importantissima perché è ricordare come mi sono salvato. Salvarsi da un rastrellamento è qualcosa di importantissimo, qualcosa di vitale. Ora è vero che io ero piccolo, ma la memoria rimane anche fotografica e sensitiva. Mio padre, maresciallo maggiore dell'aeronautica, improvvisamente si è ritrovato fuori, solamente perché negli uffici dove è andato alla fine della guerra di Spagna gli hanno detto, dice, lei è di razza ebraica, e lui gli ha detto, dice, io per la verità sono italiano di religione ebraica. Infatti questo titolo della mostra, dove siamo, 1938, vite spezzate, è proprio le vite che si spezzano, ma la memoria è proprio non dimenticare le vite che si spezzano, ricordarlo sempre.